Buongiorno, io sono Italo De Feo, sono un avvocato, sono il socio responsabile del Dipartimento di Diritto alla Tecnologia di CMS, che è uno studio legale. Noi siamo partner di Geosmart Campus, siamo molto orgogliosi di essere stati coinvolti in questa iniziativa e grati per essere stati invitati. Il titolo della mia presentazione, che non durerà più di 10 minuti vista l'ora, è La tutela dell'innovazione, aspetti legali e contrattuali delle start-up. Lo scopo è quello di far capire il senso della nostra partecipazione in Geosmart Campus e come possiamo aiutare le imprese che partecipano a Geosmart Campus e che decideranno di partecipare in futuro. CMS è uno studio legale internazionale che è presente in tutti i paesi europei, in molti paesi dell'Asia, del centro e del Sud America. Negli Stati Uniti abbiamo delle collaborazioni con diversi studi legali e nasciamo come aggregazione di una serie di studi che esistevano prima di CMS a livello locale. In Italia siamo presenti dal 1902, quindi non siamo propriamente una start-up in Italia. Perché e come un consulente legale può aiutare la startup? È chiaro che chi si diciamo, inizia una nuova una startup vuole iniziare un nuovo progetto, ha mille cose a cui pensare: il business plan, ideare un prodotto che funzioni, un modello di business che funzioni, trovare i finanziatori, testarlo sul mercato. Quindi la parte legale magari può essere all'inizio sottovalutata e in effetti le risorse sono limitate, sostanzialmente oltre a tutto quello, a tutti i consulenti, tutto quello che si deve fare, anche l'avvocato. In realtà l'intervento, le tematiche legali vanno affrontate, ci sono alcune cose che sono indispensabili perché probabilmente non sono necessarie per portare all'inizio la nuova idea al successo, però se determinate cose non sono affrontate bene sin dall'inizio, poi il frutto del lavoro che è stato fatto può essere probabilmente non adeguatamente sfruttato o perso perché non si riesce a tutelare l'idea, l'innovazione, perché magari ci si mette nelle mani di soggetti che entrano nella società e poi si appropriano di tutta la società e quindi di tutto quanto il lavoro che è stato precedentemente fatto. Quindi le aree in cui noi possiamo aiutare, noi come avvocati, ma anche diciamo, ovviamente consulenti, commercialisti, notai, innanzitutto nella scelta della forma societaria più appropriata all'iniziativa, quindi qual è il vestito che la nuova organizzazione si deve mettere. Corretta regolamentazione dei rapporti tra soci, ed è un aspetto nel quale bisogna considerare esattamente chi fa che cosa e come si possono evitare conflitti nel corso della vita della società e se sorgono dei conflitti, come questi possono essere risolti nel migliore dei modi. Valutazione del modello di business, realizzabilità del progetto alla luce della normativa applicabile. È ovvio che le idee possono essere eccezionali, però se si scontrano con una determinata normativa che per esempio impedisce di trattare un determinato tipo di dati sanitari, dati sensibili, senza il consenso della persona a cui i dati si riferiscono, se non si aggiusta subito il modello di business prima di lanciarlo nel mercato, può essere un grosso guaio. Tutela dell'idea e della proprietà intellettuale, quindi come proteggere la proprietà intellettuale, redazione ovviamente della documentazione, della contrattualistica standard che verrà utilizzata per offrire il prodotto e servizi sul mercato. E per ultimo i contratti di finanziamento con i soci, perché se l'idea comincia ad avere successo, magari ci potrebbero essere dei soggetti che sono interessati sia a finanziare e a partecipare, ma bisogna vedere a quale prezzo, per l'imprenditore che ha avuto l'idea iniziale. A mio modo di vedere, non tutti gli avvocati sono adatti a assistere le start-up, anzi probabilmente la maggior parte degli avvocati tradizionali che abbiamo in mente, soprattutto qui in Italia, non lo sono. C'è un
questa persona che vedete nella fotografia è JP Morgan, che è il fondatore della banca d'affari JP Morgan, che è fondatore di non solo di quello, di tante altre start-up che hanno avuto successo, ed è una persona che sicuramente la sua vita ha speso centinaia di milioni di dollari in avvocati. E lui esprimeva un concetto che secondo me tutti voi avete pensato più volte, che una volta ho detto questa frase, un mio cliente me la ripete ogni volta che abbiamo una riunione, e questo concetto è questo: non voglio un avvocato che mi dica quello che non posso fare, pago un avvocato, assumo un avvocato per dirmi come fare quello che voglio fare. Vi prego di non utilizzarla mai nei nostri futuri rapporti di consulenza, però... Lasciamo lì. Andiamo avanti. Primo punto, abbiamo detto, sulla struttura e la forma giuridica da dare alla startup. Ci sono vari aspetti da considerare, certo, se si fa un investimento iniziale limitato non si può pensare di costituire subito una SPA che ha dei costi di costituzione e di gestione molto molto alti. Quindi bisogna pensare alla semplicità, alla flessibilità nella gestione della società, quali sono i costi per la costituzione e il mantenimento, qual è la facilità, la possibilità di far entrare un domani un nuovo socio, allo stesso modo come poter proteggere il controllo della società da parte dei soci fondatori nel corso poi dell'evoluzione della vita societaria, l'aspetto della responsabilità, cioè che cos'è che mette, cosa rischia l'imprenditore, solo il patrimonio che decide di dedicare allo sviluppo di un determinato progetto oppure tutto quanto il suo patrimonio personale, e poi ovviamente anche i paesi in cui si intende operare, per determinato tipo di attività magari potrebbe avere un senso costituire una società in altri paesi invece che in Italia, per altri invece il legame con il territorio è tale per cui lo si deve fare ed è conveniente farlo in Italia. Le opzioni sono quelle dalla ditta individuale, che è l'opzione che garantisce la massima flessibilità e i costi minimi, non ci sono costi di costituzione, i costi di gestione commercialista sono bassissimi, non bisogna depositare bilanci in Camera di Commercio, però non c'è nessuna limitazione della responsabilità. Quindi se si incorre tutte le obbligazioni che sono assunte dagli imprenditori, alla fine non sono protette da alcuna limitazione o esclusione, quindi ne risponde l'imprenditore con tutto il suo patrimonio. E poi c'è una difficoltà nella circolazione della proprietà, chi ha una ditta individuale come fa a far entrare eventualmente un altro socio, è più difficile accedere ai finanziamenti e forse si ha minore credibilità sul mercato. Società di persone sono un passaggio intermedio tra la ditta individuale e la società di capitale, hanno costi più contenuti sia dal punto di vista della costituzione che della gestione rispetto alle società di capitali, ci sono benefici fiscali, tuttavia uno o più soci rispondono illimitatamente per obbligazioni sociali come nella ditta individuale ed è più difficile far entrare nuovi investitori. Tra le società di capitali c'è la SPA, che è quella che richiede un investimento maggiore, un capitale sociale minimo di 120.000 euro, un organo di controllo sempre obbligatorio, la società a responsabilità limitata dove il capitale minimo è più basso, i costi anche di costituzione e gestione sono più bassi, c'è una maggiore flessibilità nell'organizzazione, soprattutto dopo l'ultima riforma del diritto societario, quindi lo statuto è più flessibile, la società a responsabilità limitata semplificata è una nuova forma che è stata introdotta per cui il capitale può essere anche solo di un euro, non c'è assolutamente flessibilità statutaria perché poi diciamo, il notaio è obbligato a costituire gratuitamente la SRL semplificata, però con uno statuto standard che non può essere modificato. Se ci sono delle modifiche, poi dopo i costi aumentano. E altre, ci sono ovviamente altre forme che possono essere considerate. Diciamo sulla base di tutti quanti gli elementi che abbiamo considerato nella prima slide, si decide insieme al consulente legale qual è la forma più appropriata.
Oltre poi alla questione del tipo di società da utilizzare, bisogna pure porsi il problema delle regole per disciplinare i rapporti tra i soci una volta che la società è costituita, e quindi le pattuizioni che bisogna inserire nello statuto o nei patti parasociali. A me è successo molte volte di avere dei clienti che erano soci di minoranza in una determinata società, e si sono poi resi conto che sostanzialmente, pur avendo magari il 30% o il 40% della società, il socio di maggioranza con il 60% poteva sostanzialmente gestire la società autonomamente, e i loro diritti erano molto limitati. Quindi, se si vuole proteggere tutti quanti i soci, occorre firmare dei documenti accessori a quello che è lo statuto della società, che si chiamano patti parasociali, che sono degli accordi vincolanti tra le persone che lo sottoscrivono. Quindi non tutti i soci, ma solo quelli che decidono di sottoscrivere questo patto parasociale, in cui si possono mettere dei vincoli alla circolazione delle azioni, delle quote, dei diritti di prelazione, per cui se si vuole alienare la propria partecipazione, si deve prima dare la possibilità di acquistarla agli altri soci, e poi delle clausole particolari che sono magari il diritto di trascinamento, covendita, cioè impegnare chi vuole vendere la società, la propria quota, a fare in modo che anche gli altri possano vendere insieme a lui le proprie quote, oppure anche delle clausole che possano impedire delle situazioni di stallo, nella vita della società, dando in tal caso a ognuno dei soci la possibilità di acquistare, di fare un'offerta vincolante per acquistare, la quota, la partecipazione dell'altra parte. C'è una forma tra le varie leggi che sono state approvate per favorire le start-up. A me sembra che quella che ha funzionato meglio è la normativa relativa alla start-up innovativa. Ci sono dei requisiti che devono essere rispettati perché una società possa rientrare, possa presentare i requisiti, possa essere qualificata come start-up innovativa. Non può essere ovviamente una società quotata, deve essere una società di capitali costituita e operativa da meno di 5 anni, il valore della produzione non supera i 5 milioni, e poi ci sono dei requisiti che sono alternativi sulle spese di ricerca e sviluppo, il personale che viene utilizzato, oppure il fatto che ci sia un brevetto o un software registrato. E i benefici sono importanti, ma forse due secondo me sono quelli più importanti, almeno per la mia esperienza, quello che ho visto. Uno è l'accesso al credito, perché c'è la garanzia da parte del Fondo Centrale di Garanzia sui finanziamenti che sono erogati dalle banche alla startup. Quindi si può evitare quello che veniva poi ricordato prima, cioè dice: allora quali sono le vuoi il finanziamento bene, quali sono le garanzie, quali immobili metti in garanzia, perché c'è questo fondo che ha proprio lo scopo che è un fondo dello Stato, di fornire esso stesso le garanzie necessarie. E ho visto che molte società che non avrebbero mai ottenuto un finanziamento tramite questo meccanismo sono riusciti a farlo. Poi ci sono anche delle esenzioni dalla normativa, dall'esonero dalle procedure concorsuali ordinarie e delle procedure concorsuali particolari per la crisi da sovraindebitamento. Queste, secondo me, sino adesso hanno funzionato un po' meno bene, perché ci sono un po' dei dubbi interpretativi sulla durata, appunto, di questo beneficio, e se, appunto, il beneficio si estende fino alla fine della procedura, o solo negli anni in cui la società è start-up, perché queste procedure durano talmente tanto che se il beneficio si estende solo nel periodo in cui la società può essere qualificata come start-up innovativa, è inutile, perché poi la società fallisce lo stesso appena perde questa qualifica. Sulla valutazione del modello di business, visti i tempi, solo due parole: queste sono alcune delle società che abbiamo assistito. Ovviamente ogni società che intende operare nel settore della geolocalizzazione si deve porre il problema della privacy,
cioè del consenso da parte dei soggetti cui i dati poi vengono trattati, il soggetto che è oggetto della geolocalizzazione, oppure dei soggetti che magari possono essere identificabili tramite questi servizi di geolocalizzazione, pur non essendo loro fruitori del servizio, uno che si prova a passare su una strada per caso, oppure una macchina la cui targa viene ripresa. Quindi sono tutti problemi che possono essere affrontati e risolti, e lo si deve fare all'inizio, e a mio modo di vedere è altrettanto importante rispetto ad altri elementi nel momento della fase della valutazione del business, proprio prima del test sul mercato. La protezione della proprietà intellettuale, e qui finisco, ovviamente ci sono i diritti di privativa, quindi la possibilità di registrare il marchio, registrare se ne ricorrono i requisiti, i brevetti per invenzione, il software che è protetto dal diritto d'autore, per cui nel momento in cui viene realizzato, automaticamente nasce la protezione, però ci sono anche dei modi per aumentare la protezione, quale ad esempio il deposito presso la SIAE, che certifica che a una determinata data un software era stato sviluppato in una certa maniera, e quindi se viene poi copiato in un secondo momento è più facile dare la prova dell'esistenza e delle caratteristiche del software in un determinato momento. Però la tutela del diritto d'autore non nasce nel momento del deposito, ma nasce nel momento della creazione dell'opera dell'ingegno. Quindi alcuni magari a volte pensano che si debba depositare per forza per essere tutelati, almeno nel caso del software non è così, per i brevetti sì invece. Un'altra forma che alcuni scelgono è quella invece del segreto, cioè non si registra niente, non si deposita niente, si prendono le misure per fare in modo che una determinata idea, una determinata invenzione rimanga segreta, non venga comunicata a nessuno. Il sistema che ha utilizzato, per esempio, la Coca-Cola con la formula della Coca-Cola, ha pensato che fosse più tutelante e meno rischioso mantenere il segreto sulla formula piuttosto che utilizzare altre forme di protezione. Ultima slide, che cosa fare nel caso in cui non siano gli imprenditori stessi o chi lavora al progetto del startup a sviluppare la proprietà intellettuale, a creare, per esempio, facciamo l'esempio di un programma, di un software, cosa fare per proteggersi rispetto a chi effettivamente realizza questo software su commissione da parte della società di startup. Alcuni pensano che il solo fatto di essere committenti di un software dia il diritto di ottenere nella proprietà intellettuale. In realtà non è così. Lo è nell'ambito del rapporto tra la società e i propri dipendenti, perché c'è una norma che lo stabilisce espressamente. Se invece si opera con un contratto di appalto con una ditta esterna, allora, nel caso in cui non venga detto niente, rimane il dubbio su chi è l'effettivo proprietario. Secondo il diritto d'autore, il diritto alla proprietà intellettuale spetta al creatore dell'opera. Ora, nell'ambito, di un contratto di appalto, quindi di un lavoro autonomo, un contratto d'appalto, se non si inseriscono delle clausole specifiche che dicono la proprietà è del committente, di chi paga perché venga sviluppato un determinato software su determinate specifiche, rimane il dubbio. E quello che accade spessissimo è che normalmente si lavora sulle basi delle condizioni generali dello sviluppatore, che prevedono esattamente il contrario. La società giovane magari non ha molta esperienza, non le legge neanche o non le capisce, e quindi paga per sviluppare un software che poi gli viene concesso in licenza, ma che rimane di proprietà dello sviluppatore, che poi magari può anche utilizzarlo per concederlo in licenza ad altri competitor o altri soggetti che vogliono fare la stessa cosa. Io vi ringrazio e direi che abbiamo finito.